Come da tradizione, la seconda domenica di luglio il paese di Dont si ritrova per la festa della Madonna della Salute. Questa giornata si ricollega alla festività religiosa principale, il 21 novembre, momento in cui si ricorda il voto della popolazione nei confronti della Madonna. Per questo motivo, oltre alla ricorrenza ufficiale nel mese di novembre, la popolazione di Dont ha sempre avuto come tradizione quella di ripetere la festa anche nel mese di luglio, al fine di consentire un'ancor maggiore presenza di persone, sia grazie al bel tempo, sia per l'afflusso di numerosi turisti. Fulcro della ricorrenza è stata certamente la Santa Messa tenutasi nella chiesa parrocchiale di Santa Caterina. La funzione è stata celebrata dall'arciprete Don Paolo Arnoldo in una chiesa completamente piena di fedeli, le genti di Donte e della Val di Zoldo, come pure numerosi villeggianti. Dobbiamo confidare unicamente nella bontà di un samaritano che si ferma, e questo samaritano è Cristo, che ci raccoglie nelle nostre debolezze, che ci raccoglie nella nostra povertà, che non guarda in faccia a nessuno, si ferma. Oltre alla cerimonia religiosa, la festa è stata caratterizzata dal classico mercatino per le vie del paese. Numerose le bancarelle con i più svariati prodotti, dall'artigianato locale all'abbigliamento all'enogastronomia. Quest'anno i mercatini sono stati caratterizzati da una particolare e sentita iniziativa, presenti delle bancarelle allestite da volontari i cui ricavati sono destinati per le spese necessarie al restauro dell'organo Agostino De Marco, conservato nella chiesa di San Nicolò di Fusine, un'opera di inizio 800 realizzata con artistica maestria da un artigiano locale e caratterizzata dalle canne costruite in legno. In vendita oggetti di artigianato locale offerti da volenterose persone della valle. Si spera che grazie anche a questi proventi le note dell'organo De Marco tornino molto presto a risuonare nella chiesa di Fusine.